Sul Blockhouse ha vinto l'australiano che ama l'Abruzzo, Jay Hindley, ex corridore dell'Aram di Umbertone Di Giuseppe. Tappa durissima, molto bene Pozzovivo e Nibali. Tra gli italiani male Giulio Ciccone, che ha ceduto subito ad inizio salita. Con le immagini di Galvano Coppa vi raccontiamo allora questa giornata abruzzese e anche le interviste ai protagonisti, iniziando proprio da Vincenzo Nibali. Non ho risposto agli attacchi, ho cercato di salire il più regolare possibile, conoscevo la salita e dovevo solo difendermi, niente di più, ecco. Che giro sarà per te adesso, Vincenzo, dopo questa bella prova? No, sono stanco, non lo so, vediamo, intanto recuperiamo e vediamo. Sono onesto, oggi con la squadra Martino Eto vince, prova a tenere duro, vediamo un po' dove arrivi e se le gambe non ci sono esci fuori di classifica e poi punterà alle tappe, però magari ora così non lo so, è chiaro, non so nemmeno come sono messo in classifica. Ti chiedo un'ultima cosa, Vincenzo, la tappa di oggi ha detto che il ciclismo italiano ha ancora bisogno di Nibali e Pozzovivo. Io? La tappa ha detto che il ciclismo di oggi ha ancora bisogno di Nibali e Pozzovivo. Ma sia io che Domenico penso che abbiamo dato tantissimo e siamo professionali, cerchiamo di dare il massimo fino alla fine e è chiaro, però non siamo né io né Domenico eterni ed è normale che è così e aspettiamo soltanto che viene fuori qualche giovane talento italiano, ecco, altrimenti Vincenzo da questa grazie, tappa grazie, ecco. Grazie ragazzi. Il commento alla tappa con il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio: ha vinto l'australiano d'Abruzzo perché Jay Hindley è cresciuto con l'Aran di Umberto Di Giuseppe in Abruzzo. Insomma, che tappa è stata? Beh, penso che tutti abbiano potuto vedere una tappa emozionante, bella, poi paesaggisticamente, scenograficamente inimitabile. L'Abruzzo ancora una volta ha avuto l'occasione di farsi conoscere dal mondo intero, perché il Giro d'Italia non lo guardiamo solo in Italia, lo guardiamo in decine di paesi del mondo e abbiamo investito tanto per poter realizzare anche questo evento proprio con questo obiettivo, far conoscere la nostra terra meravigliosa, e continueremo così. Adesso c'è un giorno di riposo con i ciclisti che pernottano, diciamo, qui in Abruzzo, e martedì mattina tutti a Pescara per la partenza della nuova tappa. Presidente, l'Abruzzo e il Giro d'Italia è un binomio bellissimo, andrà avanti anche nel 2023? Stiamo lavorando per questo, questa sera avremo un incontro, una cena, diciamo, di lavoro anche con gli organizzatori, con il gruppo RCS e con gli organizzatori del Giro d'Italia, ma già lo scorso anno quando lavorammo e prendemmo l'impegno di realizzare questa doppia tappa, peraltro che con la giornata di riposo in mezzo da tre giornate intere di visibilità al nostro territorio, già da allora avevamo posto questo tema. Io al Giro d'Italia e al gruppo RCS che lo organizza ho sempre proposto questo aspetto. L'Abruzzo è una, diciamo, tappa ineliminabile del Giro d'Italia. Dobbiamo uscire dalla idea che un anno sì, un anno no, vediamo adesso, no, perché giriamo da un'altra parte. Tolto l'arco alpino, quando si risale lo stivale, l'unico luogo in Italia che offre queste tappe con questo anche tasso tecnico di salite, insomma, ricordiamo l'anno scorso addirittura Campo Felice con lo sterrato, quindi solo l'Abruzzo è nel centro-sud Italia, una regione che può offrire questa ricchezza, questa diversità. Offre anche ovviamente lunghi rettilinei con le tappe lungo la costa, le tappe di trasferimento, gli arrivi in volata, quindi può offrire qualunque soluzione e soprattutto, come ha dimostrato anche la tappa di oggi, anima la classifica, crea un passaggio importante, rompe un po' la monotonia dei primi giorni di tappa, dei primi giorni del giro in cui sembra quasi di aspettare soltanto di arrivare alle Dolomiti per poi fare davvero la classifica. Invece, come abbiamo dimostrato già lo scorso anno, che chi vinse la tappa a Campo Felice arrivò con la maglia rosa fino al traguardo, fino all'ultima tappa. L'Abruzzo da questo punto di vista può essere un po' l'equivalente del tappone dolomitico, chiamiamolo tappone appenninico, e ogni anno lo mettiamo, diciamo, come punto fisso di passaggio. Questo, diciamo, è la mia proposta e il lavoro che sto facendo con il Giro d'Italia e con RCS, e
con un po' di ottimismo posso dire che ho trovato da parte loro un certo interesse e anche una certa adesione nel riconoscere che questa cosa è vera, che ci sono delle condizioni oggettive per poterlo fare. L'ultima, Presidente, prima dell'arrivo della tappa lei diceva: parlerò con il prefetto, chiederò spiegazioni, perché non è stato oggettivamente bello vedere un blockhouse con pochissimi tifosi, strade chiuse. Sì, io devo capire se c'è stato un eccesso di zelo, di prudenza nelle misure di sicurezza o se questa, diciamo, è una regola oggettivamente insuperabile, per la quale, per carità, allora alziamo le mani. Però insomma, siccome abbiamo tutti negli occhi le tappe alpine, dolomitiche, in cui si arriva in salita con cornice di pubblico molto molto ampia, molto molto presente, migliaia e migliaia di persone che oggi sarebbero salite se non si fossero chiuse le strade già dalle 10 della mattina, voglio capire insomma se nel nord ci sono altre regole più permissive che a questo punto evidentemente penalizzano l'Abruzzo, perché non è stato bello per molti turisti che erano venuti anche con largo anticipo non aver avuto, diciamo, facilità o libertà di accesso fin sull'arrivo. 2 anni fa parlavi bene italiano, adesso ci proviamo. Complimenti per la vittoria. Congratulations for the victory. Oh, thanks very much. What do you think about this day? Yeah, it's really nice. You know, I used to live along the coast there, in not too far from Monte Silvano, so I sort of knew the roads a bit, and hopefully Umberto is watching, and yeah, it's really nice. Di qualcosa in italiano ad Umbertone. Tell me something for Umbertone in Italian. Oh yeah, you know, to get the win in Abruzzo is really nice, and I hope Umberto's watching the TV, and I hope he enjoyed watching the race, and I hope he's doing well and he's happy and healthy. Umbertone gli arrosticini? Yeah, it was nice to smell the arrosticini on the roads today. Ciao. Direttore di corsa, vice direttore del giro, Stefano Allocchio. Commentiamo intanto questa tappa abruzzese sul blockhouse. Era temutissima, ha dato ha detto chiaramente chi può vincere il giro e chi no. Sì, si sapeva che era una tappa molto impegnativa, ma già dall'inizio, perché con 3 salite pronti via e poi siamo entrati in Abruzzo e devo dire che il pubblico e gli atleti hanno fatto la loro parte. A proposito di pubblico, c'è stata un po' di polemica su queste strade chiuse che non hanno favorito l'accesso proprio numeroso dei tifosi. Il presidente della regione Marsilio ai nostri microfoni ha detto: chiederò spiegazioni al prefetto. Qual è l'idea di Stefano Allocchio, che mastica ciclismo da tanti anni? Noi non possiamo, dobbiamo adeguarci a quello che dicono le istituzioni, quindi anche noi ci siamo adeguati a quello che ci ha chiesto.